Le elezioni amministrative in Francia segnano un netto ritorno della destra di Nicolas Sarkozy e portano al Front National il suo miglior risultato di sempre. Il grande sconfitto senza sorprese è il Partito Socialista. La destra neogollista ed alleati si attesta in questo primo turno al 36,4% delle preferenze di voto. Faccio appello a tutti i francesi che vogliono il cambiamento a mobilitarsi per il secondo turno per rafforzare la dinamica che abbiamo registrato questa sera, ha detto Sarkozy. Con il 25% dei voti e 8 rappresentanti eletti a livello nazionale, il Front National di Marine Le Pen celebra il suo miglior risultato. La leader dell'estrema destra ha chiesto le dimissioni del premier Manuel Valls. Ora Manuel Valls ascolti il messaggio degli elettori e abbia la decenza di rimettere le proprie dimissioni al presidente dopo il risultato del Partito Socialista, piuttosto che lanciare appelli a votare UMP al secondo turno, come ha fatto appena conosciuti i risultati, ha detto Le Pen. Ma il consolidamento del Front National non è tuttavia all'altezza degli entusiasmi della sua leader, che resta la terza forza politica. Oltre il 28% delle preferenze sono andate al PS del presidente François Hollande, un risultato deludente per quanto prevedibile. Il 29 marzo il ballottaggio.